Celebrare il funerale di una ragazzina di 17 anni. Una meraviglia questa ragazza. L'avevo conosciuta con la sua famiglia, con la sua mamma, volontaria in una casa di accoglienza per persone in difficoltà. Un male terribile l'ha portata via in pochissimi mesi. Prima di morire, ha voluto incontrare 100 compagni della sua scuola, che anche se era nel mese di luglio, molti sono rientrati. E hanno chiesto a me, che non li conoscevo i suoi compagni, ma conoscevo lei, se ero disposto a celebrare quel funerale. Funerale di Sofia, 17 anni. Per me è stato un momento difficile. Ma in quella circostanza Dio ci ha dato una mano a tutti, una bella pedata. E soprattutto Sofia, che di 17 anni aveva una voglia di vivere impressionante, ce l'ha messa tutta. E ancora qui nel mio cuore, nei miei occhi, lo sguardo di tutti i suoi compagni della sua età. Perché per chi ha da tanti anni parla della morte, no? Per voi ragazzi è molto ancora più difficile. Eppure con la morte siamo anche chiamati a confrontarci. Questa è una società che cerca di non parlare della morte, che si crede onnipotente, e invece dobbiamo confrontarci con la morte, perché fa parte del nostro. E chi non vuole confrontarsi con la morte è un sistema che infligge la morte agli altri. È quello che sta succedendo, permettendo a tante persone che muoiono, per esempio, nei mari. Ecco, quello è il carico che si ingabbia? Eh? Ah no, allora è qua in gabbia, poi se lo liberiamo, mi raccomando. Grazie, Camille Cali, per averti portato di ascoltare. Padre Eterno è contento. Come si chiama il cane? Eh? Ciao, ecco, un saluto a voi.